how to use a more normal lower pyramid to affect the upper pyramid. That's what we were looking at. And it could be done vice versa. Possiamo adesso, guardando gli archi, cercare di capire come utilizzare la piramide inferiore per influenzare la piramide superiore. Potrebbe anche essere viceversa, però. Sì, quella più libera per influenzare quella più. That what we do is take the more normal aspect, introduce, make it a little more normal than it is, more rhythmicity in it, use what we've gained there to use that articulation to influence the one that is more affected. Lui dice di cercare all'interno dell'organo del corpo la parte più normale, eventualmente normalizzarla di più attraverso il trattamento ritmico con la ritmicità, affinché questa parte normale possa influenzare la parte più disturbata. Hai capito come? Portare questo messaggio dalla parte normale verso la parte influenzata. We also introduce, without saying, the concept of how to differentially diagnose what's most affected. Ma introduciamo anche dei concetti per capire a livello diagnostico come individuare le parti più disturbate. And if we're looking at the pyramids, the key points in it are the primitive baseline, base triangle, the key point in the center, the third lumbar, fourth lumbar, and C5-6 and the cranial base. That's the pattern that will stand out. Il pattern delle piramidi passa attraverso la linea di base, attraverso le linee, in particolare il passaggio della linea sulla L3, D4, attraverso poi C5 fino alla base per il cranio. If it was the line of articulation, se ci riferiamo alla linea dell'articolarità, and I mean, you have to remember in the neck that there's a changeover, that this has got more to do with the joints of Lushka and cavity pressure in the neck as opposed to the articulation. You've got the crossover here. Sappiamo che nel collo è un po' diverso a causa della presenza dei forami di Lushka, dice lui, che rende questa linea un po' diversa rispetto a quella che forse, dice lui, è rappresentata. That's a fine point. Ma è un punto interessante. If we're looking at this line, se guardiamo questa linea, the key points in it are the points where it begins and ends and where it passes through or in relation to vertebra. Quindi dice, in questa linea i punti più interessanti riguardano dove inizia e dove finisce, no, le due estremità, e dove attraversa la colonna. So you've got the pelvic floor and the coccyx. Quindi abbiamo il pavimento pelvico relativamente al coccige. You've got the fifth lumbar. La quinta lombare. You've got the dorsal lumbar junction. E la giunzione dorso lombare. You've got the C6-7. Avete C5, C6, C6, C7, scusate. And you've got the anterior part of the cranial base. E la parte anteriore della base cranica. If it was this line, se fosse questa linea invece, you've got the primitive baseline, which is the other side of this. Avete le basi della piramide, diciamo, che sono le opposte di quel punto là del coccige. You've got the third lumbar. La terza lombare. And you've got the D1-2, basically. D1-D2. And that's the pattern, and of course you've got the posterior side of the atlantic junction as well. E chiaramente la porzione posteriore dell'articolazione atlanto-occipitale. So you look at the lesion pattern, or the prominent lesion pattern, you're going to get all sorts of variation as to which one of these is more normal than the other, which one is most affected. E quindi attraverso queste idee guardiamo al pattern di lesione per cercare di capire quale di questi aspetti che vogliamo, che guardiamo, sono più disturbati nel corpo, quelli relativi alla linea anteriore, alla linea posteriore, alle piramidi. I mean, if it's here, it's the third lumbar and the D4, you're thinking more of the pyramids. If it's the third lumbar and the lower part of the cervical dorsal junction, it's more the PA line. Quindi, dice lui, se trovate maggiormente disturbati la L3 e la D4, vi porta a pensare a un disturbo delle piramidi. Se invece vi trovate un maggior disturbo a livello di L2, L3 e della giunzione cervico-dorsale, avete più riferimento a un disturbo della linea postero-anteriore.
It depends on what's happening, but how far that's gone. If the trouble is in the cavity pressures, are they exerting too much pressure? Have they collapsed on themselves? Quindi se il problema è nella pressione delle cavità, cosa avviene? C'è troppa aria nelle cavità o ce n'è poca? Per cui c'è questa deficienza o eccessiva funzionalità? It's a detective story then, that you do a little bit and you're unwinding it a little bit with each treatment and paying a little bit more attention to the specific lesions each time. E questo ci porta a condurre un approccio che volta per volta porta a creare degli unwinding, cioè degli srotolamenti, portando sempre maggiore attenzione stage per stage, fase per fase. When we come to the arches, ma poi andiamo a vedere gli archi. We look at the same type of pattern. There's two aspects to look at: endpoints and the keystones. Questo ci porta a considerare gli aspetti relativi alle estremità dell'arco e alle keystone. So, if an arch is broken, if we get pressure onto an arch, the keystone tries to protect it, and it'll break above, just above or below the keystone. Or the points of tension will be at the ends of that. Quindi se un arco è sotto tensione, pressione, dice lui, la keystone tenderà di proteggere l'integrità dell'arco, trasferendo diciamo gli stress o alla parte superiore o alla parte inferiore. That's within the arch, with an intra-arch dysfunction as opposed to an inter-arch dysfunction. Questo ha a che fare con una disfunzione intra-arco, nell'arco stesso, no? Inter-arch, tra gli archi, nell'arco, in un arco particolare. If it's inter-arch, it'll be the pivots that will be showing. Se invece è un disturbo intra-arco, cioè che comporta più archi, allora ci mostrerà delle manifestazioni sui pivot. And I know it keeps coming back to saying that it's not that it is one thing or another, that these are not independent forces, they're all dependent on each other. It's giving you an emphasis in treatment. Questo è interessante perché dice che non è che sia o così o colà, ma c'è una prevalenza, una tendenza verso questa situazione che ci dà poi un'enfasi nel trattamento. Non è che sia o bianco o nero, no? Però c'è una certa prevalenza. We have to start somewhere on that old discussion between Still and Little John about you can't adjust the abnormal to the normal, and then the other side you must use the normal to adjust the abnormal. That's the balance. You find the most normal part and you start with that, you integrate it a bit more, and use that to influence the less normal and so on through an unwinding process. È la storia di sempre, anche della diatriba tra Still e Little John. Da una parte uno diceva non puoi aggiustare la normale a normale, l'altro diceva no, io uso il normale per aggiustare la normale. Quello che noi facciamo in realtà è questo, dice lui, utilizziamo la parte più normale, la enfatizziamo come funzionalità, la aggiustiamo ancora di più se vogliamo, se è possibile, e cerchiamo di trasferire questo schema di normalità nelle parti disturbate. We see this particularly in children, in particularly newborns, where there's been a problem with the birthing process. Lo vediamo particolarmente nei neonati che hanno avuto problemi di parto. And this central arch, which is formed in utero, questo arco centrale, diciamo, provides a mechanism by which the movement of the baby, the contractions and the opening of the cervix are coordinated. Questo arco centrale garantisce, diciamo, un'integrità nel momento in cui il bambino si muove sottoposto alla forza contrattile dell'utero nel momento in cui si apre la cervice, no? Garantisce integrità, diciamo, alla colonna, questo arco centrale. The normal mechanism is a compressive force. Sorry, Chris, can we just repeat because someone has not understood? What did I say? Cosa ho detto? The center arc provides. That provides a mechanism
garantisce un meccanismo attraverso il quale the compressive forces, le forze compressive, the resistance forces of the cervix, e le forze di resistenza della cervice, and the dilation of the cervix, e la dilatazione della cervice, and the movement of the baby through the birth canal are all coordinated. E il movimento del bambino nel canale vengono coordinati. Compressione e decompressione. La compressione. Tu vieni compresso attraverso l'utero contro la cervice, che però deve dilatarsi, quindi c'è compressione, resistenza, dilatazione, passaggio. L'integrità dell'arco centrale garantisce un meccanismo funzionale in quel senso lì. The birth process is more is a compressive force and a release force as opposed to a traction force. That's what it's supposed to be. Il meccanismo del parto è legato a un fenomeno compressivo, a un fenomeno di resistenza e a un fenomeno di trazione, se vogliamo. So if you think of the what's called the usual presenting head first, se pensiamo alla presentazione tipica con la testa in basso, you get a compressive force, avete le forze compressive coming down. You get a compressive force through this spring mechanism in below the lower part of the sacral arch. E quindi abbiamo questa componente, diciamo, di compressione attraverso questo meccanismo a molla attraverso la parte lombare bassa. You get that distributed down to this spring above the sacral arch. Che si distribuisce a questa parte sopra l'arco centrale. That allows then the forces to be redistributed out as the cervix opens and the baby moves down. Questo permette, diciamo, un meccanismo forse di carico quando la cervice si apre, che queste forze vengano ridistribuite e permettano la fuoriuscita del bambino. Sì, infatti come è una down, the compressive force in the cervical part, cervical dorsal part, allows the cranium to start to open. The cranium or the cervix? The cranium. The cranium. The cranium, sì, perché that's the mechanism. È un meccanismo a molla, dice lui, come avviene questa compressione della parte cervico-toracica permette al cranio di spingere, di aprire contro la cervice. So if that's interfered with oxytocin or other things where things get out of balance, you get a compressive force on the central arch. Dice lui, se questo viene disturbato, per esempio, dall'ossitocina che viene data, no, per forzare il parto, a compressive force here on the central arch, abbiamo un fenomeno compressivo sia nella parte inferiore dell'arco centrale che nella parte superiore dell'arco centrale. Because the cervix isn't responding at the same time. Perché la cervice non sta rispondendo coordinatamente alla contrazione uterina che è alterata, no? So you get a lesion, a buckling lesion. E qui abbiamo una lesione, un buckle vuol dire una piega, come una lesione di piega ad entrambe le estremità dell'arco centrale. And if it's continued on beyond the power, resistive power of the central arch, you'll get it buckling here, just below the e questo forza l'integrità dell'arco centrale, che se non è in grado di resistere, perché questo stimolo, diciamo, va avanti nel tempo durante la dinamica del parto, può andare a disturbare addirittura l'integrità nel passaggio dorso-lombare. So you've got the whole splanchnic area disturbed, and particularly the DL. E quindi abbiamo tutta l'area splanchnica disturbata, in particolare l'area dorso lombare. And then you've got your typical colic type. E questo lesion porta a tipica lesione del paziente colicoso. Maybe that's an aside to what we're talking about anyway. The main point is that questo non è quello di cui stiamo parlando, ma è solo per farvi capire, dice lui. In terms of looking at which one of these is the more normal or the more interfered with, look at the lesion pattern. E questo però ci serve per capire di come guardare, diciamo, quale di questi aspetti è più disturbato per cercare di capire la lesione che è presente. So, because the cervical dorsal arch would expect a lesion at the end points and at the pivot, or not the pivot, the keystone, or just above the keystone. Quindi se c'è una lesione, diciamo, che è più presente a livello delle estremità dell'arco o sulla keystone. The keystones is there to protect the arch, they try to throw it off somewhere else as opposed to take it on themselves. It'll either be above or below, and it can then throw it back down to the bottom of the arch as well, so you get it
here, here, and here. Sappiamo che se questo trauma è particolarmente insistente, dice lui, la Keystone cerca di proteggere l'arco trasferendo, diciamo, le tensioni alle due estremità dell'arco stesso. Same for the lower arch. Lo stesso per quanto riguarda l'arco inferiore. Same for the central arch. E lo stesso per l'arco centrale. So we're looking, that's what we look for. We look then within an arch, has it got rhythm? Has it got conformity within it in articulation? E guardiamo, diciamo, l'arco, il suo ritmo, la sua conformazione nell'articolazione, nell'articolarità che portiamo. So we can have a body for un altro corpo qua. Vengo io. Oh, vai. Tornando al discorso del barco, lui dico detto sei alto, cioè Cesare, dove non c'è questa compressione, non c'è questa trazione. Hai visto una foto da Cesare? Mostra una pazzesca. Io mi trovo, non serve, ma con l'arco centrale crollato, non è utilizzato, però che non c'è più quella risposta. Sì, ma intanto ti mostro l'immagine di un parto cesareo, vengono le galline. Ma poi che la facciamo se vuoi? What this leads into is how, particularly how we use oscillation. In particular, but articulation in general, but oscillation in particular, it gives a whole framework for what we use it for. Dice in particolare l'oscillazione che noi usiamo per investigare e per capire come questi lati lavorano. We have quite a seriously disturbed central arch. Abbiamo un arco centrale molto disturbato qui. And we have quite a seriously disturbed inter-arch function. Abbiamo anche una funzione dell'interarco disturbata. Where do we start with that? Come cominciamo con lui? We look for which arch has. Oh, even trying to articulate that one gives me a pain. It's lower arch. The upper one moves relatively well by comparison. Dice, noi cerchiamo quale arco si muove relativamente bene rispetto a quello che abbiamo visto avere dei problemi. We're going to use that one, and quindi usiamo questo arco to get it to influence per influenzare il resto della colonna. And it's the same principle as I was showing you. We articulate within it, get it to work a little bit better. Quindi prima iniziamo a lavorare sull'arco che funziona bene, cercando di migliorarne la sua ancora funzionalità. I mean, it's broken here because if the central arch is broken, they're going to have lesions here at the keystone of the dorsal arch. E questo è interrotto, dice, è rotto questo arco qui a livello della giunzione cervico dorsale. But that group is working better than the other. Ma comunque questo sta lavorando meglio degli altri. So I'm still trying to get some better normal movement. So I'm taking the upper part and articulating the lower part. Quindi tengo la parte, diciamo, che si muove bene e articolo sotto per cercare di trasferire. And then using the keystone in that to articulate. Quindi usando la keystone per articolare sopra. And when I've got that working, e quando comincia a lavorare better, un po' meglio, I can take it and porto that rhythm of that arch and influence. Porto l'uso e uso questo ritmo di quest'arco giù verso il basso, diciamo, del dorso lombare. Nell'arco dorso lombare. Si fa integrazione. Non doesn't feel so bad. Don't do that.
So it's trying to articulate this one on its own, with its own rhythm. It's so disturbed. Dice, non potrai articolare quel gesto che ha fatto vedere che prima, articolare l'arco che è disturbato, perché il ritmo è così fuori dalla normalità che non riesco a modificarlo. The best thing I'm going to do is irritate it. The worst thing I'm going to do is take that and allow it to be driven deeper within the sympathetic nervous system. Ecco, dice, la cosa che posso fare se faccio questo è irritarlo e trasferire le problematiche dal punto di vista funzionale. That's the idea. Questa è l'idea che mi sto portando. It's as simple as that, but you have to have this in your mind. Dovete mantenere, to educate your fingers so you work with thinking fingers. Dovete educare le vostre mani ad essere delle mani pensanti e lavoranti attraverso queste idee, conoscendo bene gli archi, come sono posizionati nella colonna, ma è un lavoro di educazione. Altrimenti rischiate di utilizzare questa oscillazione per muovere le cose attorno alla colonna, in un ordine casuale. If it was, which it isn't at this very moment, to some extent, the interarch function that was the problem. You're going to try and end up articulating both arches within themselves and then articulating one arch on the other to get the coordination. First of all, normalizing the two individual ones and the movement between the two. Se lui dice, se fosse stato un problema invece, qui lui ha puntato sulla D9, no? nel pivot tra gli archi, dice lui, allora avrei potuto coordinare entrambi gli archi separatamente e poi integrarli in un senso unitario, d'accordo? Quindi articolando ciascun arco, and then taking the two of them to see if we can get that to work right, to come through the interarch pivot. E quindi diciamo attraverso il pivot interarch cercare di trasmettere il movimento verso il basso. So you get the two to work. Vedete che abbiamo due archi in mano. And I'm not just pushing these. Non stiamo spingendo. And creating a little traction. Crea una leggera trazione, vedete? And the two hands, this hand is creating movement, this one's picking it up, this one's picking that up and sending it back through the pivot and then trying to get that pivot to. Questa sta creando movimento a sinistra, la destra sta mantenendo la pressione, ma le due cose si alternano perché sto lavorando con entrambi gli archi attraverso il pivot. And you take that through your whole articulation, not just an oscillation, but the whole articulation. E la portate attraverso la totale articolazione. Lui non la chiama più oscillazione, la chiama articolazione, l'articolarità. So that you may articulate. E lo fa anche con questo tipo di articolarità. One arch. Un arco, vedete? And you may articulate the lower arch. Vedete come va a fermare. It dictates your whole treatment. E a lavorare sull'arco inferiore. How you approach it, what you do. And then work. E poi lavorando tra i due, dice, potremmo farlo da così, ma anche da seduti, attraverso le articolazioni che usiamo da seduti. Un altro corpo vorrebbe. Perché dico che non posso venire io? Perché siamo in coppia. E why not? Mi sembra che sia un contributo incredibile a quello che abbiamo fatto per anni, no? Abbiamo cercato magari lo facciamo, lo facciamo, però non c'hanno mai. Ma se sai quello che fai, lo fai più enfatizza di correlare questo all'aspetto neurologico e fisiologico del paziente, ambientale del paziente,
invitando il paziente a lasciare andare, quindi è un processo completo su cui questi elementi devono essere aggiunti o ampliati. And this one's all in this, a lot of, I'm just looking at a severe spike type lesion going right through here. And qui c'è una particolare, dice lui, irritazione splanchnica. We've got a compression strain from above. La compressione sopra. So, if we look at that just as being the central arch. Se vedete, questo dovrebbe essere l'arco centrale. What we have to do there is create the... Try and recreate those springs above it, those appendices that take some like compression. Però dice le parti estreme sopra e sotto dobbiamo ricreare una funzione di appendice per togliere via la compressione che c'è. So, e così we're working from L2 down, e quindi lavoro da L2 in giù. With traction is here, and you might con un po' di trazione. You might put a pillow under there to get it, or you might start introducing it from. Possiamo anche utilizzare diverse posizioni mettendo un cuscino sotto la pancia, diciamo. Built into the whole fabric of treatment. E tutto questo va nella totale fabbrica del trattamento, dicevo, in tutti gli strumenti che possiamo usare. The central arch, the great spring arch with these appendices above and below, which have got to do with suspension above and suspension. We think of suspension going upward as well as downward. That the head and neck are suspended from D floor up and they're floating on top of it. We have to recreate that before we get to take that strain that's pushed that central arch in on itself to have space to move. Okay, give me time to translate. Okay. Dice lui, dobbiamo considerare che l'arco centrale funziona come un meccanismo a molla e sopra e sotto le parti sono delle appendici della colonna. La colonna ha una funzione come di appendice. E lui dice, ciò che sta sotto e sopra all'arco centrale è sospeso all'arco centrale, fluttua. Anche la testa, nonostante sia supportata, ma in questo meccanismo, diciamo, legato all'arco centrale, è sospeso come un'entità fluttuante. Dobbiamo ricreare questo meccanismo fluttuante, dice lui, di alleggerimento, togliendo la compressione. E questa è un'articolazione, però con uno scopo. Not just this area is stiff, let's make it less stiff. It's an integral purpose throughout the whole. Non sto guardando quest'area qua in particolare, anche se la sto trattando, ma sto cercando di cambiare in generale. It's with all your technique, whether supine or prone, that approach is there, that's what you're aiming at, a little bit at a time, intervening a little bit at a time. Dice, non ha importanza farlo da proni, supini, l'importante è che voi riusciate ad aggiungere e ad avere uno scopo, diciamo, tutte le volte che fate qualcosa, uno scopo ben preciso. Non muovete le cose, dice. And again the oscillation comes in, taking the two ends of the central arch, a little bit of traction, and e qui l'oscillazione con due mani, con una certa trazione. And working that rhythm. And improve that much. E con questo ritmo cerco di migliorare quest'arco. And you use whatever articulation comes to mind, but whichever one is most appropriate for that particular patient that you want to take. To be able to get that to create another lever on it. E lui dice, io utilizzo un'altra leva per creare un punto fermo di trazione attorno al quale lavorare. And again he's taking that strained point at the D4, D3, D4, 5, and creating another point of traction through it to take that to allow that central arch to function. Per permettere a questo arco centrale di funzionare, crea un altro punto di trazione sulla D4 o D5 per cambiare tipo di movimento, insomma, per questo scopo. With ribs,
con le coste we have to include ribs. Again, you can't see the pressures that the person is using, so you have to figure it out yourself when you're using. That's an angle and a rib. I've got my hand on them. I'm tractioning the rib. I've got my thumb on it at the same time. Lui addirittura utilizza questa oscillazione per andare a trattare le coste, perché dice non riesco a capire finché non tocco la pressione che sta esercitando il paziente all'interno delle cavità, ma qui invece riesco proprio a trattare attraverso le coste questo aspetto. When you get a change, you integrate it back in and you have to work down through the pelvis. E quindi integriamo verso il basso arrivando attraverso la pelvi. Everything must respond to the work that you've done. Tutto deve rispondere al lavoro che avete fatto. And that's what Little John talked about. You prepare the field, you sow the crop, then you come back and harvest it. And you do all three. You don't just go. Okay, come nelle parole di Little John, preparate il terreno, seminate il mais, diceva, poi tornate soltanto quando è ora di raccogliere. You don't just go and crack here, and let the patient go and hope that it works. And it makes the difference between successful treatment and unsuccessful treatment or moderately successful treatment, but attention to detail within it. Dice lui non è sufficiente strastare, dare qualche colpetto qua e là. Dovete lavorare in questo senso, questo fa la differenza tra un buon trattamento e un trattamento non valido. And then to remember that this animated being contains all the nerve centers, all the sympathetic chain along the side, and everything that you're doing is being picked up by that, and you have to allow that time to coordinate as well. Ed ecco che adesso andiamo avanti, dice, nel senso che non dobbiamo pensare, questa struttura animata, questo essere animato contiene al suo interno tutti i centri nervosi, tutta l'area simpatica per esempio, per cui dovete pensare che tutto quello che fate viene catturato in qualche maniera da questi centri e ha un effetto. There was another point that's always stuck in my mind when we were students watching Warren work. He would stop and he would just seem to idle like this for a minute or two, and you'd be wondering what he was doing. He was watching it integrate, watching the nervous system integrate as he was doing it. Or he would stop, go and sit down for a while, come back. You've got to allow the body to take up the treatment and work with it. E dice, a volte ci chiedevamo da studenti, no? Perché Mr. Werner si fermasse con una mano su una parte, anche per un paio di minuti, non capivamo il senso di questo. Poi nel tempo capimmo che stava valutando quello che aveva fatto, cosa aveva determinato a livello di risposte, a livello di integrazione. A volte lasciava il paziente un attimo, usciva e poi rientrava, andava a vedere le reazioni. Capimmo dopo tutte queste cose. Domande? Nearly lunchtime. So, you want to turn over for us, for me, with your head down the stand? He was asking this. Fai la domanda, Piero. Fai la domanda che sentono tutti. Sì, se questa tecnica potesse irritare la catena simpatica lombare e dorsale più che. È un po' intesa perché non siete neanche una tecnica approach towards integration of the art when you use quite
strong oscillations would be irritating for the potential change. Io ce l'ho già because you said that he has an irritation, he's blocking our severe splanchnic lesion. Severa lesione splanchnica, dice. You mustn't irritate it. You'll feel a lot if you are. Perché dice no, la risposta è dell'ascolto, no? Cioè tu finché fai, senti. If you're approaching a nerve center, you must wake, and if the nerve center is irritated, you have to inhibit it. Inhibition continued turns to stimulation, stimulation continued turns to inhibition up to the point of exhaustion. Dice lui, tornando al discorso anche dei centri osteopatici, quello che fate voi continua a stimolarvi nel senso di portare da una fase di stimolazione a una fase di inibizione fino a un punto di esaurimento. If the center is overstimulated to the point of exhaustion, you must awaken it. Se i centri vengono stimolati fino appunto ad arrivare attraverso queste fasi irritative e repressive all'esaurimento, dovete risvegliarlo. Sì, dovete svegliarlo. But not to the point of irritation, and that can be difficult to judge. Yeah. And as Freud said in that piece I read at the beginning, if they've been on things which interfere with the symptoms, you don't know where you are. If they're on painkillers or anything, you don't know where you are. Yeah. Ecco, lui dice dovete cercare di capire quando arrivate verso un livello di irritazione, e come nelle parole di Fryett, che diceva però che quando voi arrivate al punto di irritare, se ho ben capito, non dovete preoccuparvi più di tanto, no? No, infatti, la va bene così. Lasciatelo lavorare non così, prendere non prendere painkiller. Anche antidolorifici o sì. Cose che... We look for reaction. We're not getting reaction. We're getting nowhere. There must be reaction. Noi cerchiamo quasi, dice, no? Le reazioni, perché se non ci sono delle reazioni, non devono essere chiaramente catastrofiche, però non abbiamo neanche un senso del nostro lavoro. The key difference between a good reaction and irritation is the underlying rhythm. If it's improving, then it's a healthy reaction. It may produce symptoms in the same way as if you're starting off a car engine which has been left for years. Lui dice, e la risposta anche valida per chi ha fatto una domanda del genere giorni fa, la differenza tra una buona reazione e una cattiva reazione è che la buona reazione la trovi associata a un miglioramento del ritmo del paziente, che quindi fa significare che è una reazione positiva. Ecco. As I tell my patients, the body's method of healing is inflammation. Without inflammation there is no healing, but it must be under the control of the body. Lui racconta ai suoi pazienti che il corpo prende la via della guarigione attraverso l'infiammazione, e senza infiammazione non c'è via di guarigione. Non so se ti ha risposto. Io parlavo dei problemi dei bambini nella fase di Bacco, no? I problemi che hanno sulle curve. Noi abbiamo la fase dell'ontogenesi dall'età 0 fino a 9 anni che si sviluppano le curve. Le linee di forza intervengono nel momento che si esce fuori dall'acqua o già intervengono nel momento che il feto si sviluppa nella fase di gravidanza? Cioè, le linee di forza. Cioè, se noi ci preoccupiamo o se queste linee. Lui parlava di curve. Le linee di forza sono delle linee che lavorano contro la forza di gravità, no? Gli archi non ci sono nel momento in cui il bambino è ancora nella circolazione. We are not concerned about lines of force in the uterine life of the baby. Why not? This is the question, no? Why wouldn't we be? Perché non dovremmo esserlo, dice? Una domanda. The question is this, because he said we have not curvatures. Yes, we do. Abbiamo, dice. The cervical arch is fully formed when you're born. The central arch is fully formed when you're born.
Gli archi sono sia il cervicale che l'arco centrale sono completamente formati quando nasci. But even say so in Gray's now. Anche, lo stanno mostrando anche a livello di Gray's Anatomy. Inter-arch movements, or inter-uterine movements and reflexes help form the arches. Lo vedono attraverso lo studio, diciamo, intrauterino, che ci sono dei movimenti riflessi che formano l'arco. It may be said the same ones I've said, but it's there. But we are, I mean, it is the formation of the fetus is in the first 3 months. After that, it's just developing. La formazione fetale nei primi 3 mesi, dopo c'è solo uno sviluppo, dice, no? If I go back to the Victorians, because we still suffer from what they used to say, they would say things as if they were definite. They would say, well, you're born with just that one primary arch, the other arches are formed. It's the same as they used to say, well, birth is how many days after conception, and people get a birth date, this is when you're due. I mean, it's utter nonsense. Lui dice, se torno all'epoca vittoriana, perché è da quell'epoca lì che ci portiamo avanti un sacco di confusione, dice, no? The normal term is 38 to 42 weeks. No. 40 weeks. In quell'epoca sono state date dei dettami, dice, no? Cioè, le curve non sono sviluppate nell'epoca fetale, la nascita avviene dopo tot giorni al concepimento, perché tutti si preparano un giorno preciso, no? Ma ci sono delle cose diverse da considerare, ci sono delle oscillazioni, dice lui, no? How long has it taken the Gray's Anatomy to acknowledge that the pelvis actually moves, the sacroiliac joints move? They can't move. Si sta vedendo che attraverso gli studi su Gray's Anatomy, dice lui, l'anatomia del Gray, che ci sono dei movimenti pelvici quando fino ad ora avevano espresso che la pelvi non esprimeva movimenti all'interno delle sue ossa, intendo, no? Tra le ossa. They were very good at making pronunciations, and those pronunciations get written into texts, and the text keeps on going and promotes and keeps on going. È molto più semplice, dice, dare dei dettami, pronunciarsi in una certa direzione, e da lì andare avanti, molto più semplice, più facile. We have it in osteopathy as well. I mean, as I said earlier on, that these lines and arches were there in Chicago with Little John. What happened to them in Chicago? Yeah. Come. Freud's was so much easier to teach because it's if this then that approach. So much easier to teach. So all the general specific work is gone. Yeah. Queste abbiamo detto prima, no? Che queste idee delle linee erano presenti ai tempi di Chicago, del Little John College in Chicago, ma perché oggi non ci sono, dice, no? Perché a un certo punto ci si è fermati nell'insegnare questo approccio? Perché a un certo punto Freud trovò più conveniente, più facile, più semplice a produrre questa nomenclatura, diciamo, delle sue leggi, ed era più applicabile all'insegnamento in maniera semplicistica. Quindi questa cosa qua è stata persa. Despite all the best efforts of the old osteopaths in America writing about it, osteopathy is dead. Nonostante, dice, lo sforzo che voi vedete da parte dei pionieri, degli scritti dei pionieri in America, nel mantenere l'osteopatia delle origini sana, l'osteopatia in America è finita, dice, non esiste. It was very sad. È triste, no? We had it in England before the war, when Little John was teaching. After the war, Little John's teaching gone, out the window. Just in a few years. It's gone. And what do they teach instead? The tissue-giving symptoms, whatever that means. So we have to find the tissue-giving symptoms and then do something to it instead of... That's like finding the child that's crying in the room next door and going closing the door on it, so let it not make any more noise. And if it's stuck, whack it one. If that doesn't work, get a bigger hammer and hit it harder. Cioè lui dice, è la stessa cosa che è venuta in Inghilterra, Little John, fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, ha insegnato queste cose. Ma in pochi anni, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è stato tutto cancellato, in pochissimo tempo. Poi ha fatto degli esempi un po' così umoristici sul fatto, come se fosse qua un bambino che piange, vuoi farlo smettere di piangere, gli dai una martellata, insomma, qualcosa del genere. Oppure chiudi la porta e lasci. Chiudi la porta e lasci continuare. Esatto.
But even in the latest edition of the General Osteopathic Council's magazine, The Osteopath, is basically telling us that we've got to let the Advertising Standards Authority tell us what we can say to patients. You know, we can't say that we treat asthma, so why not? Anche andiamo in Inghilterra, questo nel Regno Unito, dove c'è il libro, il giornale che pubblica General Osteopathic Council, che detta gli standard di come parlare con il paziente, di cosa dirgli, di cosa non dirgli. Per esempio, alcune pubblicazioni dice di non parlare che curiamo l'asma, ma perché non dobbiamo parlare di questo, dice lui. It's where they put so many time restrictions on that you won't be able to treat anything. Dice, nonostante queste restrizioni, noi possiamo trattare qualsiasi cosa. And yet, when you read the old osteopaths, they were so adamant about the mechanical side of treatment. And by mechanical side, they didn't just mean orthopedics. They meant that whole physiological mechanics that Little John still talked about. It is so much more effective than anything else. Dice lui anche attraverso la lettura dei pionieri ci rendiamo conto dell'importanza della meccanica applicata al lavoro, la meccanica fisiologica però, non parliamo della meccanica ortopedica, quella non serve, non ci serve a noi, perché è questo l'elemento determinante del nostro lavoro, la concezione della meccanica fisiologica. But no big company is going to come along and make money out of it and sell it, therefore it is of no use. Ma nessuna compagnia, dice lui, farà un processo di valorizzazione di questa se non ha un riscontro economicamente forte. You can prove to each government that it makes more economic sense for them, but that doesn't seem to get anywhere. But anyway, that's a whole political story. Sì, queste sono storie politiche, dice, ma sono valide in tutto il mondo. Potete fare qualsiasi prova, dice lui, che quel vostro lavoro ha un impatto economico, nel senso di un vantaggio economico per gli stati che adottano queste modalità, ma non avrà un risvolto economico così importante da essere sfruttato dagli stati. Well, there's enough studies being done to show that it cuts down the length of time people have to be in hospital for operations, cuts down the amount of drugs they need, cuts down the amount of time they need off work, but it never translates into anything else. Ci sono molti studi, davvero, li abbiamo anche noi, ne abbiamo anche i computer, che mostrano che come queste procedure vadano ad abbattere i periodi di ospedalizzazione, l'assunzione di farmaci e in generale la gestione del paziente, quindi rendendo tutto molto più economico. Ma questo non si è necessariamente tradotto, dice Chris, in un'applicazione pratica di queste cose. Pride gave the warning that if his patients have been suppressing or obliterating their symptoms with medication, he doesn't know where he is until he's cleaned that out of them. Wordham said the same thing, that if somebody is even just taking something as simple as paracetamol, you don't know whether your inhibition is going to turn into stimulation or not, or where you are in your treatment. You have to be really esattamente che c'è una strana facilità nell'assunzione dei farmaci, no, per la parte dei simili, ma Wordham ci ha sempre ricordato, dice lui, che anche se uno ha assunto un semplice paracetamolo, cioè una tachipirina, il nostro trattamento non saremo in grado di capire esattamente attraverso la valutazione come sta andando l'inibizione, se sta andando nel senso giusto o se è dettato dalla chimica. We work from principle. Noi lavoriamo dai principi. Little John, and you have to remember, Little John was a Reformed Presbyterian minister. This is way out on the conservative side of Christianity as you can get. Little John era un presbiteriano della chiesa riformista, se ben capito. And that's as far on the conservative right side of Christianity as you can get. And yet, what did he say about it? He said, it doesn't matter what you believe in, whether it's a sun energy or sun god or anything else, as long as you have a belief in something that is greater than us created this and is governing this body, and we have to be servants to that. That's how humble he was about it. Sì, praticamente non importa a cosa crediate, se credete al sole piuttosto che a Buddha, o l'importante è che crediate che ci sia una forza al di sopra
che ha creato il tutto e che governa il tutto. We don't really talk about the vital force anymore. But that's what governs the body. Its job is to give you the best health it can, given the state it finds you in, and the state it finds the environment you're living in. But it does the best it can, whether that is a disease state or not, that's the best it can do. Il nostro lavoro sta nel far sì che questa forza vitale possa lavorare il meglio possibile per andare a autoguarire il corpo, quindi sia attraverso il trattamento sia nel predisporre l'ambiente che circonda il paziente in modo migliore possibile. You see that in illness in particular, when you put your hands on an ill person, that vital force is interviewing you. Toccate un paziente malato e sentite la sua forza vitale, come vi appare, come interviene. Are you up to the job? And then if it decides that you are and it's going to work with you, and you decide not to do it, it's totally confused, doesn't know where it is, and you end up in tragedy. Capito te qualcosa? Can you repeat, please? You put your hands on an ill patient. Mettete la mano su un paziente malato. The vital force is interviewing you for the job of taking it back to the best health it can get. La forza vitale interferisce con voi. Sì, per il meglio che voi potete fare per lui, no? E voi avete la possibilità di migliorare questa condizione. If it sees that you're going to do that, it'll set off on a journey towards that health. E se voi riuscite a fare questo, intraprendete un viaggio verso la salute. Which will mean crisis and healing crisis. Che significherà avere delle crisi di guarigione. If you haven't prepared the patient and the environment for that, and they go and do something stupid at that time, all hell will break loose and you'll be blamed for it. Se voi non avete preparato il paziente a questo percorso, fatto anche di momenti difficili, voi verrete maledetti, dice lui, perché gli creerete dei problemi. So, healing crisis, what do you do? What's the first thing that happens in a healing crisis or a disease crisis? Same thing. We lose our appetite. Cosa succede? Qual è la prima cosa che avviene quando entriamo in una fase di crisi di guarigione? Noi perdiamo l'appetito, dice. Lindlar used to say the best thing you can do in a healing crisis is keep all the well-wishers away, all the do-gooders, keep them, all the family away, take the patient and put them in a nice environment. Lindlar diceva che la miglior cosa che si può fare in questa fase è portare il paziente via dal suo ambiente, in un ambiente idoneo. So you have to create the environment for that healing crisis. Creare un ambiente per questa idonea, per tenere la crisi di guarigione. And make sure that the patient has that environment. Assicurarsi che il paziente trovi questo ambiente. And then you can take them through it. E quindi potete portarlo attraverso questo ambiente. And that's one of the hardest bits. Questa è una cosa difficile, dice, no? Because everybody wants to help, and when somebody, a relative wants to help somebody, and they can't do anything, what do they do? Perché tutti vogliono aiutare, ma quando... Esatto, tutti vogliono aiutare, ma non si sa sempre quello che devono fare, ecco, non è sempre chiaro. They'll insist on something being done, more tests, more this, more that, because they feel helpless, which is normal, and they want something to do, they want to help. And the best help they can give is to leave the patient alone. Perché questo ambiente familiare spinge il paziente a fare tante cose, fai degli esami, fatti vedere da questo, fatti vedere da quello, perché vogliono strafare in poche parole, ma non è, purtroppo non è sempre la stessa cosa che funziona al paziente. Ok?